Ed ora voltiamo pagina, andiamo a Pescara, siamo in diretta davanti al campo Rampigna, dove c'è il nostro Giuseppe Dintino in compagnia di due ospiti che ringrazio, Licio Di Biase, storico e studioso, e poi Giulio De Collibus, vicepresidente dell'Archeo Club. Allora, Giuseppe, insomma, siamo davanti al campo Rampigna che era il simbolo dello sport e soprattutto del calcio pescarese, ma potrebbe tra poco diventare anche un polo archeologico. Spiegaci perché. Sì, buon pomeriggio da Pescara, dal cuore di Pescara. Come dicevi, siamo davanti al campo Rampigna, a due passi dal fiume e da Pescara Vecchia. Ringrazio per essere qui con noi lo studioso Licio Di Biase e il vicepresidente nazionale dell'Archeo Club Giulio De Collibus, che appunto ci racconteranno, come dicevi, la storia che sta emergendo qui, la storia della costa abruzzese. Partiamo dal sito che vedete qui alle nostre spalle, da cui Di Biase è emersa la piazzaforte di Pescara. Ah, è emerso un pezzo da piazzaforte, il sotterraneo del Bastione San Vitale. Noi a Pescara per 3 secoli, dalla fine del 1500 alla fine del 1800, ha avuto una piazzaforte grandissima che andava da via Caduta del Forte fino a via Conte di Ruvo, dalla linea ferroviaria fino a Viale Marconi. E qui adesso è emerso un fatto importante, sono mura del sotterraneo del Bastione San Vitale. Diciamo che è l'unico modo per toccare dal vivo la piazzaforte, questa piazzaforte appunto della fine del 500 voluta dagli spagnoli. Quanto era grande la piazzaforte? La E piazzaforte di come ho detto, Pescara. andava da via Conte di Ruvo fino a via Caduta del Forte, dalla linea attuale linea ferroviaria appoggiata appunto sui bastioni fino a Viale Marconi, con mura alte anche 10 metri. Era una piazzaforte importantissima perché era la struttura difensiva militare del Regno di Napoli verso il confine che era rappresentato dal Tronto, quindi era una struttura militare difensiva molto molto importante e per 3 secoli è stato sempre al centro degli eventi più importanti. Ritrovare questi elementi, questi resti, è sicuramente un fatto molto importante per la città di Pescara, perché di questa piazzaforte rimangono soltanto delle piccole tracce. E queste piccole tracce stanno tornando alla luce. Qual è il progetto per far emergere quanto rimane della piazzaforte? Beh, io penso che le ferrovie che hanno, durante i lavori, hanno fatto in modo che venissero alla luce questi reperti, stanno facendo un progetto per rendere visivo e visitabile tutto questo nostro patrimonio, veramente di grande importanza. Dobbiamo ringraziare le ferrovie, così come anche il Comune di Pescara, che col sindaco Carlo Masci si è attivato immediatamente per salvaguardare nell'interesse della città, della storia della città, questo patrimonio. E a questo proposito includerei nella conversazione il dottor De Collibus, perché invece dall'altro lato della strada, qui al campo Rampigna, stanno emergendo resti ancora più antichi. Sì, beh, Campo Rampigna era noto da molto tempo come un terreno, un territorio dove certamente c'erano delle preesistenze archeologiche. Si parlava sempre di una necropoli romana perché tanto tempo fa furono trovate delle lapidi in quelle. Noi abbiamo insistito come Archeo Club da tanto tempo perché si facessero dei saggi preventivi. Adesso questi saggi hanno rivelato una situazione ancora molto più complessa, cioè abbiamo una presenza dal Rinascimento a scendere fino all'epoca romana, fino all'epoca del porto di Ostia Terni. Quindi abbiamo sepolture, abbiamo strutture murarie, c'è una recente scoperta di diverse tombe vicinissime l'una all'altra di epoca medievale che fanno pensare alla presenza di una chiesa, perché è il tipo di sepoltura che veniva a suo tempo effettuato nei sagrati delle chiese in epoca medievale. Io stesso ricordo di aver collaborato allo scavo del professor Redi a Lugo dei Marsi, dove c'era una situazione identica, anche se poi la chiesa esisteva ancora, e questa invece ci potrebbero essere i resti. Quindi è tutta una situazione archeologica di estremo interesse, dove si potrebbe realizzare
un campo di scavo, ma per anni e anni, che coinvolga diverse discipline. Parliamo dell'archeologia, coinvolge l'Università d'Annunzio, facoltà di archeologia, antropologia, c'è cioè il nucleo del professor Capasso, sempre dell'Università d'Annunzio, che sta studiando e studierà gli scheletri, geologia, perché si possono studiare le varie ere climatiche attraverso gli scavi di questo terreno. Quindi c'è una serie complessa di restauro, quindi a facoltà di architettura, quindi può essere un campo a cielo aperto di anni e anni, tanto più che l'Università d'Annunzio deve portare i suoi studenti a fare pratica all'estero, avrebbe una pratica permanente qui proprio a Pescara. E questo discorso, infatti, dico, spieghiamo ai telespettatori, perché appunto si parla in questi giorni di realizzare un grande parco archeologico qui in tutta questa zona. Qual è l'ostacolo alla creazione di questo parco? Bisogna vedere le cose in prospettiva, cioè guardare lontano, non sono cose che si possono realizzare in poco tempo, però bisogna cominciare da adesso, per esempio al trasferimento della questura, liberare tutto questo territorio di queste recinzioni. Ecco, perché potrebbero esserci molti reperti al di sotto dei fabbricati che ci sono tutti intorno. C'è già un fabbricato preesistente già dall'epoca della Piazza Forte, un altro fu demolito e ricostruito qua, c'è una chiesetta del 600, c'è un pezzo di bastione, ma tutti questi complessi esistenti potrebbero essere trasformati in strutture museali, turistiche, culturali soprattutto, che devo dire, magari anche la biblioteca portata qua. Insomma, bisogna guardare in prospettiva, lontano, il collegamento con il prossimo restauro del circolo Cannottieri, ricordandoci che questo è il livello di Ostia Terni, il porto importante romano di Diocleziano sull'Adriatico. Sapete che fu rinvenuto sulla galena fluviale un mosaico che pare che si potrà strappare, recuperare, portare a vista dei cittadini, cioè guardare lontano. Pescara ha un territorio pieno, ricco di presenze archeologiche, questo è l'aspetto più importante e potrebbe veramente diventare una cosa di grande interesse a livello anche nazionale. Quindi stiamo toccando con mano appunto la storia antichissima di Pescara, fin da quando, come ricordava giustamente lei, era il porto verso l'oriente dell'impero romano. E a questo proposito vorrei ricoinvolgere il dottor Di Biase per una considerazione finale prima di restituire la linea allo studio, perché spesso si tende a pensare che città come Pescara, ma come altri comuni abruzzesi, siano dei comuni moderni, essenzialmente privi di storia, da cui gli stessi i nostri concittadini fanno fatica a riconoscerne la storia. Come mai? In realtà abbiamo visto che è una storia molto importante Pescara e l'Abruzzo. Ma innanzitutto perché soprattutto la fascia costiera è abbastanza giovane, siamo dopo l'Unità d'Italia, si è formata la zona costiera con l'arrivo della ferrovia, quindi anche Pescara ha avuto uno sviluppo con l'arrivo della ferrovia e con la stazione. È chiaro che lo sviluppo ha determinato che cosa? La scomparsa di tutti i segni del tempo, sia perché sono stati abbattuti edifici, chiese, eccetera, sia perché poi abbiamo subito anche il bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale e il 70% per esempio degli edifici di Pescara sono stati abbattuti e lesionati. Quindi oggi noi, alla luce di questi rinvenimenti, abbiamo la possibilità di dare un nuovo sviluppo, una nuova linfa al recupero della storia, della tradizione, del passato di questa nostra città e fare in modo che si renda riconoscibile una storia che oggi è soltanto sotto il livello del terreno. Allora, linea allo studio, a te Alfredo. Sì, io avevo una curiosità, non so se i tuoi ospiti sono in grado di rispondermi poi tecnicamente, ma che tipo di indagini si stanno facendo? Perché prima abbiamo visto delle immagini anche subacquee, immagino diciamo nelle profondità del fiume Pescara, però volevo capire che tipo di indagini si fanno in questi casi per cercare di individuare dove ci possano essere dei resti, al di là della casualità del ritrovamento.
Allora, i ritrovamenti del bastione sono fatti puramente casuali, anche se avevamo la consapevolezza che ci fosse qualcosa, e sono stati casuali dovuti appunto ai lavori della ferrovia. Invece, per quanto riguarda il campo Rampigna, dove sono in atto dei saggi, faccio rispondere Giulio De Gollibus, che è molto più, sta seguendo direttamente questa vicenda. Allora, fino adesso sono stati fatti dei saggi a tratti distanti l'uno dall'altro, soprattutto sui lati dei muri. L'ultimo saggio invece è stato fatto al centro del terreno di gioco, quello che dovrebbe essere il terreno di gioco. Però tutto il terreno è ricco, quindi va fatto un lavoro archeologico di ricerca precisa, stratigrafica, poco alla volta, come richiede l'archeologia, perché è un lavoro molto delicato, non è un lavoro che si faccia. E purtroppo la parte più antica si trova a cominciare dai 2,5 metri in sotto, quindi ci sono grossi movimenti di terra in superficie in quel tratto, mentre la parte medievale l'hanno trovata già a 1,5 metri circa, ma è tutto il terreno interessato, probabilmente era proprio un abitato quello che si sta rivelando, e quindi è il tipico scavo archeologico scientifico che va fatto con intelligenza, va fatto con calma, con precisione, con tutta la professionalità necessaria, che però darà certamente dei risultati di grande, grande interesse. Chiudo soltanto con una considerazione di carattere generale, che riguarda invece una petizione di cui ho letto che si sta portando avanti affinché il campo Rampigna non torni ad essere un campo sportivo, bensì un polo archeologico, come dicevo all'inizio. Beh, c'è un grande interesse da parte dell'opinione pubblica pescarese per questi rinvenimenti, per quello che può dare il campo Rampigna. Certo, un campo di calcio si può realizzare in tanti altri posti, un sito archeologico di questo interesse e di questa importanza si può trovare solo qui sul campo Rampigna. Quindi, ecco, di fronte a questo grande interesse improvviso dell'opinione pubblica pescarese, credo che si debba dare una risposta adeguata. Va bene, grazie allora per questo collegamento, Giuseppe. Sì, da Pescara qui è tutto, da Pescara la città ben più antica di quel che sembra. Linea allo studio.